pomeriggio Danis, campionato di prima categoria, girone D, la 19ª dal comunale di Merì, l'Accademia SF vs la Robur, oggi 9 febbraio 2020. Cominciamo con la mascotte dell'Accademia insieme al presidente. Casacca rosso-blu, pantaloncini neri o blu, questi sono i colori sociali della squadra di origine milazzese. Dall'altro lato la Rubur, bianco e nero. Il calcio di punizione battuto da Pitasi, la deviazione di Torre di fuori dietro la porta. L'angolo battuto, il pallone, attenzione, respinto fuori aria, poi la conclusione del numero 5, ospite Costantino. Il calcio di punizione per la formazione di casa. Ancora una percussione, direi che è tanto una conclusione. E poi una conclusione che va a passare qualche metro al lato. Mentre l'Accademia SF sta per battere questo calcio di punizione, il pallone sul primo palo parato. Ora è Crisafulli che conclude con un tiro possente di poco fuori. Attenzione a questa percussione della Robur, la conclusione parata. E allora un pallone per Settimo conclude con un pallone che sibila vicino al secondo palo. E ancora Settimo che punta verso la porta e con i piedi Shabai, una parata miracolosa. Il numero 5 della formazione Costantino, all'indietro la conclusione alta di Cipolla. Lo Monaco punta da solo verso il portiere e poi manca il bersaglio. Parte ora il calcio piazzato, Pitazzi preferisce appoggiare con la conclusione di Stanghellini fuori. Ora Catanzaro, il cross, attenzione, colpo di testa, palo, gol! No, non entra, palo contro palo, il pallone si ferma là sulla linea. Robur che attacca, attenzione a questa conclusione centrale, ancora la Robur che tira verso la porta, il colpo di testa, partenza da centrocampo, posizione regolare sulla sinistra, la Robur che affonda, la conclusione e poi c'è il gol della formazione ospite della Robur. Costantino, il marcatore del gol, si sblocca così il risultato, Robur 1, Accademia 0. Pitasi, centrare la porta, bisogna, e poi infatti il pallone che spiove di poco alto. Cesè, con te, servito dal lato destro. Con te che poi conclude con un bel tiro. Questa invece è l'azione che porterà all'espulsione di Conte. Espulso Conte, Accademia che rimane in 10 uomini alla mezz'ora della ripresa. Al 35esimo della ripresa Pitasi batte questo calcio piazzato e Torre sotto porta riesce a trovare l'angolo giusto con un colpo di tacco. Pareggio 1-1 per la formazione dell'Accademia SF vs la Robur. Intanto ora l'Accademia che può sfruttare ancora un altro calcio di punizione dallo stesso posto, ancora ora il nuovo entrato, il numero 15, Serbo rischio. Ancora la Robur che ritorna a puntare in avanti, il pareggio li ha un po'.
volte e poi ancora c'è il gol. Lo Monaco, il marcatore del gol, che prima con un pallonetto mandava il pallone in porta sulla linea di salvataggio del difensore, poi ancora Lo Monaco che questa volta fa centro, gol 2-1 per la Roma. Meno, c'è il diagonale, vediamo un po' questo pallone agganciato e tirato di un soffio alto. È ritornato in porta ora, già va il colpo di testa, c'è il gol, però l'arbitro l'ha fischiato, probabilmente ha fischiato un fuorigioco. Ecco qua il triplice fischio finale, l'arbitro il signor Viciguerra la chiude qua. La chiude qua ancora con un'altra sconfitta della squadra di casa. Bye bye Danes e una sentita alle prossime.